Buonasera a tutti e ben ritrovati, inizio una nuova puntata di Angoli, dopo tutto sono le 19, abbiamo mezz'ora da trascorrere insieme, poi cederemo la linea al telegiornale. Cosa succederà in questa mezz'ora? Come sempre abbiamo molti argomenti di cui parlare, sarà una puntata comunque in diversi termini però completamente dedicata all'arte, alla letteratura. Dunque più tardi ritornerà nel nostro studio una scrittrice che chi ci segue fedelmente ricorderà bene, Katty Magni, con il suo ultimo libro Il cuoco del Papa. Più tardi la incontreremo. Apriremo invece all'insegna del teatro. Non voglio svelarvi troppo perché prima di presentarvi gli ospiti devo come sempre ricordare che c'è il nostro indirizzo email angoli@espansionetv.it. Perché ve lo diamo? Perché se poi non avete carta e penna ci chiedete le cose. E poi stiamo per finire, se volete anche augurarci buona estate, non fa mai male, vabbè, insomma. Dobbiamo parlarvi di uno spettacolo, preparate i calendari, dovremmo segnare due date per il mese di luglio, lo spettacolo è bellissimo, abbiamo due dei protagonisti, insomma, di tutto questo, di tutta questa organizzazione. Voglio dare il benvenuto ad un ulteriore gradito ritorno nel nostro studio, Christian Poggioni, buonasera. Buonasera. Come stai? Bene? Bene, grazie. Io ricordo che sei attore, regista teatrale, dopo avremo modo di magari ripercorrere anche in breve la tua carriera, perché arrivi da una scuola prestigiosissima, insomma, lo faccio per far ricordare alle persone, insomma, che noi in realtà ci siamo visti in questi anni. Non sei venuto da solo, c'è una bellissima ragazza con te, Maddalena Massafra, ciao. Ciao Roberta. Io sono contenta che sei venuta nel nostro studio perché, insomma, dalla vostra unione professionale è nato quello che andiamo adesso a presentare. Dobbiamo però ricordare che tu sei organizzatrice di eventi culturali, però esatto, diciamo che hai un occhio di riguardo con un focus particolare per gli eventi teatrali, sì. E allora, beh, organizzatrice di eventi culturali, in modo particolare quelli teatrali, attore e regista di teatro, insomma, già ci fa capire il perché vi siete trovati, però partiamo dicendo subito che avete preparato uno spettacolo dal titolo Inferno. Sì. Inferno. Quindi, di Dante. Certo. Andiamo alle radici della nostra cultura di italiani. Sì. Come dico sempre durante le prove ai miei attori, se gli inglesi hanno Shakespeare, noi abbiamo Dante. Insomma. E ci siamo quindi riuniti per fare questo spettacolo sull'Inferno di Dante, sentendolo profondamente nostro, sia perché è il nostro autore d'elezione. Chiaro. Sia perché in questo momento storico fare l'Inferno di Dante ha un senso molto profondo. Che significato ha oltre a quello letterario che tutti noi, insomma, conosciamo? Mm. La Divina Commedia si apre con le famosissime parole «Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura». Quindi si apre con una crisi che investe Dante nel mezzo del cammino di sua vita. Noi abbiamo letto questa crisi in parallelo a quella che sta investendo noi, certo, la nostra società, i paesi occidentali, l'Italia. E, anche noi siamo sull'orlo di una selva. Cosa ci può insegnare l'Inferno di Dante? L'attraversamento di questa selva, non rimanere in bilico sulla selva indecisi, non avere paura delle tre fiere che escono dalla selva, il lupo, il leone, la lupa, la lonza e il leone, ma confrontarsi con una guida come Virgilio magari, quindi con la ragione, attraversare questa selva, compiere un viaggio iniziatico di conoscenza di cosa c'è all'interno della selva e quindi dell'inferno, permette alla fine di uscire a rivedere le stelle. Noi crediamo quindi che Dante ci possa accompagnare anche in questo preciso momento storico e sociale per... Insomma, per trovare comunque il modo per superare il teatro come modo per immedesimarci, sì, e superare, quindi si tratta anche di toccare temi che, come hai detto, riguardano il momento storico che stiamo vivendo. Quelle che stiamo guardando sono questa qui, la locandina, e qui mi aggancio a Maddalena, insomma, abbiamo capito un po' lo spirito che vi ha mosso per portare in scena l'Inferno di Dante, non abbiamo ancora detto, importantissimo, grazie alla collaborazione con quale associazione e dove lo porterete in scena? Il tutto realizzato grazie alla collaborazione con l'associazione Non Solo Turismo di Canzo, che ci ha aiutato a portare avanti il progetto sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista logistico attraverso la... la messa a disposizione di una location favolosa che è la Villa Ex Magni Rizzoli di Canzo, nella quale appunto verrà ambientato lo spettacolo.
Segnate a calendario due date, il 10 e il 12 di luglio. Sì. Perché saranno queste le due sere in cui andrete in scena. E tra l'altro abbiamo visto l'home page, segnatelo, www.nonsoloturismo.net, perché lì si hanno poi tutti i riferimenti per le prenotazioni, anche se vale la tua pagina Facebook, Cristian Poggioni. Cristian Poggioni. Però tenete questo canale anche per capire, perché bisognerà prenotare il proprio posto. Sì. E tra l'altro avete pensato di coinvolgere il pubblico in qualche modo agli spettacoli, vero? In che termini? Perché il pubblico, come nella Divina Commedia, Dante viaggia attraverso l'inferno e ascolta i vari dannati che trova a raccontare la loro storia, il pubblico diventerà Dante, mm-hmm. Il pubblico viaggerà per il parco e incontrerà gli attori, ovvero i dannati, i personaggi dell'inferno che racconteranno la loro storia. Quindi il pubblico vivrà uno spettacolo itinerante in questo parco che è meraviglioso, molto grande, con alberi secolari, dei prati bellissimi, una villa straordinaria, e camminando troverà gli attori dello spettacolo che racconteranno le storie tratte dall'inferno. Visto che noi abbiamo un piccolo trailer, lo facciamo vedere, così almeno si entra un po' nell'atmosfera dello spettacolo, la cui regia, ricordiamo, è di Cristian Poggioni e Lorenzo Volpi Lutteri, che è un mio collega, attore, amico, compagno di studi al Piccolo Teatro di Milano, dove abbiamo studiato ormai qualche anno fa. E allora questo è il trailer di Inferno. Allora, giusto un assaggio per ricordare però quella che sarà l'atmosfera. Abbiamo visto le date, spero che abbiate preso tutti i riferimenti. Ci sarà però domani sera, Maddalena, anche un ulteriore antipastino. Un piccolo antipasto. Di premessa di quello che sarà poi lo spettacolo. Abbiamo pensato di dare una idea di quelle che saranno poi i canti rappresentati attraverso una lettura d'Antis che verrà fatta da Cristian per il pubblico che vorrà partecipare. Il tutto organizzato domani sera alle 7:30 al cortile 105 di Viale Lecco, che è uno spazio adibito all'organizzazione di eventi culturali ed artistici. Queste fotografie che stiamo guardando riguardano un ulteriore lavoro di promozione che avete fatto, mm-hmm. perché chi ha girato nella città di Como un po' di tempo fa ha visto delle rappresentazioni strane, dei flash mob, vero avete fatto questa cosa? Sì, abbiamo organizzato un flash mob dantesco, credo il primo della storia. Gli attori della compagnia, tra cui Maddalena e altri, di cui magari poi parlerò brevemente, hanno messo in scena il 26° canto dell'Inferno, dove parla Ulisse, a sorpresa per le vie del centro di Como. Le foto che vedevate prima erano quelle, quindi erano relative in borghese, perché per non farsi riconoscere, come vuole ovviamente. Buon flash mob, era a sorpresa. E come ha reagito la città? Ma ha reagito erano interessati inizialmente con un po' di timore e perplessità, ma poi facendosi coinvolgere positivamente. Ti dirò di più, devo avervi personalmente incrociato in Piazza San Fedele. Sì, giusto. Vero? Sì, 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 vero. Vedi? Insomma, non passavate di certo inosservati. E allora, tutto un grande percorso, però, per ricordare che si va in scena il 10 e il 12 di luglio, segnate queste date, 25 gli attori che si esibiranno, parliamo un po' di loro. Dunque, sono un gruppo molto bello di ragazzi, uomini, donne di diverse età che studiano con me da diversi anni e quindi raccolgono anche il frutto di un percorso vissuto con passione come attori.
vengono da Como, ma anche da Milano, anche da più lontano. Alcuni sono studenti universitari temporaneamente a Milano. Il gruppo forte è un gruppo appunto che proviene da Como, tra cui anche Maddalena, che oltre a organizzare recita, Ci è uno provo. Ma diciamo che spettacolo. l'abbiamo dato un po' per scontato. Voi come vi conoscete, come iniziate a collaborare? Attraverso i teatri e i corsi di teatro che organizzo sul territorio, che Qualche anno Maddalena. fa io ho deciso di, avendo la passione del teatro a livello amatoriale da diversi anni, ho deciso di intraprendere un percorso teatrale e quindi ci siamo incontrati ad uno dei corsi. Bene, quindi abbiamo dato anche tutti un po' il retroscena del loro incontro professionale. Parliamo anche di quelli che sono un po' i vostri progetti futuri, nel senso che queste date, vabbè, ovviamente sono quelle più imminenti, poi verso cosa vi muovete? Ma dunque, devo dire che L'Inferno, ad esempio, era già stato messo in scena in una versione diversa, quest'anno si è sviluppato qualche anno fa, e quando l'abbiamo fatto nel 2006 ebbe così successo che replicammo per 3 anni, quindi fino al 2008. Chissà che anche quest'anno, Inferno 2013, si sviluppi su un Chiaro. altro percorso triennale, quindi questa è una cosa. E poi ci sono tanti spettacoli che abbiamo in cantiere, che portiamo avanti con i diversi gruppi, il gruppo loro di Como, il gruppo di Milano, spettacoli miei come professionista, dove coinvolgo a volte anche alcuni di Certo. loro. Le iniziative sono tante. Insomma, ti E, seguiremo, vi sì. seguiremo. Comunque, pagina Facebook è la tua, è la più aggiornata, quindi poi E ci sarà prossimamente tutto. anche sul sito che stiamo Sì. costruendo, che stiamo allestendo, che è www.cristianpoggioni.it, sul quale Perfetto. saranno poi disponibili tutti gli aggiornamenti. Non l'abbiamo detto, facciamolo perché adesso poi ricorderemo in chiusura bene tutto il luogo, orario, dello spettacolo Inferno. È dedicato a chi questo spettacolo? Chi potrà venire? Ma per quanto il trailer possa essere un po' inquietante, lo spettacolo è rivolto a tutti, famiglie, adulti, bambini e ragazzi. È un'opportunità per tutti per divertirsi, essere coinvolti e magari l'anno prossimo Eh sì. partecipare direttamente Eh sì, eh a sì. uno spettacolo se si decide di venirci a trovare ad uno dei corsi che inizieranno ad ottobre. In questi 2 ultimi minuti facciamo una riflessione anche extra inferno, nel senso, voi comunque lavorate quotidianamente come attore e come organizzatrice di eventi e in quello che è un settore, quello del teatro, che è meraviglioso. Io immagino che comunque non sia sempre facile, no? Vorrei il vostro punto di vista, anche per invogliare, non lo so, qualcuno che poi magari vi darà la possibilità di esibirvi di più, c'è bisogno di arte, no? Insomma, Sì. No, non è una quotidianità sempre semplice. non è semplice per nessuno, questo ce lo diciamo da troppo tempo, per cui la prima cosa è fare quello per cui si ha passione, la cosa più importante. E noi crediamo fortemente che la cultura sia uno dei mezzi di eccellenza per poter attraversare quella selva di cui dicevamo prima. Certo. La cultura ti spinge a trovare nuove soluzioni, a creare nuove connessioni, a vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi si attraversa la selva, posso dirlo, non solo con le manovre economiche, ma investendo sulla cultura. È il nostro principale, la nostra Obiettivo. principale risorsa in Italia, la cultura. Se Certo. non puntiamo a sconfiggere la crisi o insomma, a sviluppare quello che può venire di buono dalla crisi con la cultura, non andiamo da nessuna parte. Maddalena? Io che mi sto affacciando un po' al mondo lavorativo Anche in questo organizzarli, periodo, certo. esatto, posso dire che sì, sicuramente è difficile, però la passione che c'è dietro a questo lavoro supera tutti gli ostacoli che ne possono derivare, quindi. Cristian, in 30 secondi. Sì, in 30 secondi, noi ci crediamo, lo portiamo avanti il nostro progetto culturale sul teatro. Credeteci anche voi partecipando, perché la comunità teatrale esiste Eh solo sì. qua, non ci sono gli attori, ma c'è il pubblico che interviene, e questo fa Allora, bene a hai fatto tutti. bene a fare questo appello finale. Tutto il pubblico è invitato ancora una volta. Questa è la locandina, il 10 e il 12 luglio. Lo spettacolo Inferno, il luogo Villa Ex Magni Rizzoli a Canzo. Ci ha creduto per ora l'associazione Non Solo Turismo di Canzo. Io mando anche un ringraziamento perché è stato nostro ospite al presidente Oscar Masciadri. Grazie a voi, insomma, che ce ne avete parlato, all'attore Cristian Poggioni. Grazie. Grazie a voi. E grazie all'organizzatrice di eventi culturali Maddalena Grazie Massafra. a voi. Ci interrompiamo pochi istanti di pubblicità, come sempre fra pochissimo siamo di nuovo insieme.
Oltre 400.000 affezionati telespettatori come te seguono ogni giorno i nostri TG, si appassionano ai nostri film, agli approfondimenti giornalistici, ai nostri cartoni animati. Scopri come raggiungere oltre 3 milioni di contatti netti ogni mese in tutta la Lombardia. Per la tua pubblicità su ITV, telefona allo 031 33 00 690 o visita il nostro sito. Nella splendida cornice del lago di Como, ricca di storia, arte e cultura, la tradizione casearia della latteria Alto Lario di Dongo propone i migliori formaggi della tradizione lariana e valtellinese, il latte fresco alla spina, lo yogurt di latteria e tutti i prodotti tipici del territorio. In una terra custode di affascinanti tesori, perfetto luogo di incontro tra storia e genuinità, la nuova latteria Alto Lario propone inoltre l'ottimo gelato artigianale preparato con il latte fresco delle nostre montagne. Il trionfo del gusto nella sua naturale semplicità. L'infarto miocardico è una malattia grave, ma può essere curata se diagnosticata in tempi brevissimi. Per questo sono le associazioni del cuore della Lombardia, stiamo raccogliendo fondi. Vogliamo installare su tutte le ambulanze della regione lo strumento per trasmettere in tempo reale alla centrale operativa l'elettrocardiogramma. Una diagnosi tempestiva salva una vita. Aiutaci anche tu. Aiutaci anche tu. Aiutaci anche tu. Perché mai come nelle questioni di cuore il tempo è vita? Per il tuo contributo con acuorelombardia.it, campagna coordinata con Areo 118. SuperTube, il meglio della rete in TV. SuperTube, tutti i giorni su ETV. Ben ritrovati per la seconda parte di Angoli. Ve l'avevo anticipato all'inizio della puntata, sono lieta di dirvi che è ritornata un ospite che spesso ci viene a trovare nelle nostre trasmissioni. Anzi, durante la pubblicità ci rendevamo conto che lei effettivamente ha presentato da noi tutti i suoi libri. È un piacere allora ritrovare la scrittrice Ketty Magni. Ciao Ketty. Ciao Roberta. Stai bene? Benissimo, sì. L'ultima volta che ci siamo viste forse era il 2011. Perché presentavi Il Principe dei Cuochi. Esattamente. Vero? Sì, sì. Questa sera invece ritorni, io stringo fra le mie mani la tua ultima fatica, ma in realtà non è mai una fatica, un piacere, insomma, il tuo ultimo libro, Il Cuoco del Papa, un nuovo romanzo, Ketty. Un nuovo romanzo di argomento storico e culinario, esattamente come il precedente, che appunto in cui raccontavo la storia di Maestro Martino da Como. Certo. E invece in questo nuovo lavoro racconto la storia di un altro cuoco importantissimo del nostro passato, in particolare del Rinascimento, del periodo rinascimentale, in cui vi è tutto un fiorire delle varie tipologie di arte, e questo cuoco è Bartolomeo Scappi. Che se ai più dice qualcosa, magari riecheggia nella mente questo nome associato anche ad una definizione particolare, il Michelangelo della cucina, vero? Sì, certamente, sì. Era stato definito dai suoi contemporanei il Michelangelo della cucina. Allora, innanzitutto, come mai, insomma, sì, avevi aperto un po' la strada del binomio scrittura e gastronomia con lo scorso lavoro. Come mai sei ritornata ancora su questo filone? Come nasce l'idea di questo libro? Beh, il filone nasce da una mia passione, dall'unire la passione per la storia appunto all'argomento cucina. Io amo cucinare, tant'è che nel libro ho inserito anche alcune ricette trasposte però in chiave moderna, ricette d'epoca ma facilmente realizzabili da chiunque volesse cimentarsi in un'esperienza gustativa rinascimentale. Allora si troverà anche qualche spunto per i più golosi, possiamo dire così, però per tutti coloro che non conoscono niente di questo, di questa figura che in realtà è il cuore del tuo libro, Bartolomeo Scappi, una vita assolutamente straordinaria. Cosa possiamo anticipare delle pagine del libro? Beh, ci sono alcuni, sono partita da un'indagine storica, una ricerca storica veramente scrupolosa, meticolosa, e poi ho imbastito una trama con licenza poetica, tant'è che ho inserito anche l'ingrediente amoroso, come avevo fatto nel mio libro precedente, e quindi questo cuoco vive una storia d'amore con una nobildonna, Claudia Colonna,
e da qui poi non voglio anticipare troppo. No. Non si deve anticipare troppo, però diciamo che i temi che hai toccato sono sicuramente l'amore c'è, e così iniziamo a dare un'indicazione per chi magari si aspetta un po' delle vicende amorose da un libro. E poi quali altri temi? E poi tantissimo, insisto proprio sull'argomento culinario, quindi riporto tutte le ricette sia nel corso della narrazione, e poi alla fine ho inserito un glossario per spiegare meglio alcuni termini che magari possono sembrare un po' desueti. Ad esempio, Scappi amava cucinare con il melangolo. Il melangolo è l'arancio amaro, era la varietà che si usava al tempo. Tra le ricette che hai inserito, anche perché tu hai detto giustamente, io parto comunque da una grande ricerca, da una grande documentazione per tutti i tuoi romanzi, una su tutte che tu, golosa, ti sei autodefinita anche un po' così, amante della cucina, una su tutte che vuoi anticiparci? Ma sicuramente direi quella del sorbetto, perché lui dà la prima ricetta del sorbetto, che realizza con le marasche e le visciole. Sono varietà di ciliegie piuttosto aspre, ecco, e quindi mi sembra significativo questa ricetta. Così come la pizza, ad esempio, lui parla già della pizza, che era una versione molto diversa da quella attuale a cui siamo abituati, senza il pomodoro, ecco. Noi dobbiamo ricordare, per dare anche un'idea dell'atmosfera, che comunque tutta la vicenda di Bartolomeo Scappi è fortemente collegata anche alla figura di un papa nello specifico, è vero? Sì, esattamente, perché lui è stato il cuoco segreto, ovvero il cuoco privato, a servizio prima di grandi cardinali, di eminenti personalità, e poi approda alla corte papale, a servizio di Papa Pio IV e poi di Papa Pio V. Io non l'ho fatto, ma lo devo fare adesso. Ricordarvi che comunque è edito da Caire Editore, perché è questa cosa importante poi per recuperarlo, quindi in qualsiasi tipo di libreria noi lo possiamo trovare. Voglio segnalare, come facciamo però, anche sempre i siti internet. Quello ufficiale è www.chettimagni.com, però giustamente dicevi super aggiornata è la tua pagina di Facebook. Sì, esattamente, sì, perché tengo tantissimi incontri, appuntamenti, sono sempre in giro. Ti possiamo vedere prossimamente anche dal vivo a presentare il tuo libro? C'è la possibilità per chi magari anche si sta muovendo, è in giro per le vacanze, prossimi appuntamenti? Ma stasera presento e poi fine settimana, che è il mio compleanno tra l'altro. Beh, insomma, hai fatto un regalo a te stessa e ai tuoi lettori comunque. Volevo arrivare anche a questo, insomma, nello scorso libro Il Principe dei Cuochi tu avevi la prefazione di un grandissimo della nostra cucina, vero? Il re dei cuochi, direi. Il re dei cuochi, sì. Perché mi ricordo, e questo è proprio un dato personale, perché quando era venuto il maestro Gualtiero Marchesi sul Lago di Como, io ti avevo trovato perché eri già promozione con certo, il libro. Quindi vero. Questo sottolinea ancora una volta, chi lavora nella cucina cosa dice dei tuoi libri? Dai, perché così prendiamo lo spunto anche. Ma non devo dirlo io, sta a loro. No, sicuramente in questo periodo ho incontrato tantissimi chef stellati, tantissime collaborazioni con loro, e questo mi ha fatto un enorme piacere. Così ho imparato a conoscere non solo i cuochi del passato, ma anche gli chef moderni, creando un parallelismo, perché ce ne sono tantissimi di parallelismi tra la cucina del Cinquecento e la cucina moderna. In che termini, ad esempio? Bartolomeo Scappi preparava questi grandi castelli, queste sculture di pasta reale, di zucchero, e oggi pensiamo il cake design va tantissimo. Quindi ecco che c'è un grande parallelismo. Così pure i riferimenti geografici del prodotto. Mm-hmm. Ecco, Scappi cita il riso di Salerno, il riso di Milano, le olive di Bologna, e oggi si fa altrettanto, i pistacchi di Bronte, le mandorle di Avola e via Quindi dicendo. Sembra passato tantissimo, invece veramente sono dei ricorsi storici, si ritrovano delle affinità nonostante il tempo che direi è passato. Di sì. Poi Scappi è un grande innovatore perché utilizza ad esempio per la prima volta la carta da forno, usa la carta da scrivere, la imburra, la spalma di olio e poi la mette in forno, insomma.
Beh, questi sono tutti comunque degli elementi che ci fanno capire le atmosfere del libro. E io chiedo sempre a tutti gli autori, e voglio farlo anche nel tuo caso, quando hai scritto Il cuoco del Papa? Ovviamente l'hai detto, è una tua passione, eri su questo filone tra letteratura e cucina che si uniscono, ma chi vorresti che lo leggesse? A quale pubblico potrebbe piacere? Allora, innanzitutto vorrei che lo leggesse una persona in particolare, che è si il Papa. Può dire. Sicuramente. È vero? Sicuramente. Beh, sicuramente mi farebbe piacere, anche perché Papa Francesco è di una simpatia immensa. Ecco. E poi il libro è rivolto a un vasto pubblico, sicuramente, è per tutti. È sotto forma di romanzo, una storia raccontata in modo piacevole, estremamente piacevole. Il romanzo storico, comunque, visto che noi ti abbiamo seguito in tutti i percorsi, è proprio un po' il tuo marchio di fabbrica, è vero? Tu sei estremamente appassionata del romanzo storico. Sì, sì, implica una ricerca considerevole, però mi appassiona tantissimo e spero di trasmettere le stesse emozioni che vivo anch'io e ritrovo leggendo i miei libri. Nel Cuoco del Papa, tutto quello che è il lavoro di documentazione che hai svolto, quindi di ricerca, dove ti sei mossa? Tantissimo, tantissimo, in internet, in biblioteche, e insomma, per scrivere bisogna leggere prima. È vero. Assolutamente. E quindi consiglio a tutti di scrivere e di leggere prima. E allora, io voglio ricordare ancora una volta il sito internet www.chettimagni.com, perché, inciso, questo è l'ultimo libro, però lei è stata qui, li ha presentati tutti, io li ricordo, ancora Riflessi del 2006, Il Pontile sull'Ario nel 2007, Teodolinda, Il senso della meraviglia 2009, Adelaide, Imperatrice del Lago 2011 e l'abbiamo detto sempre 2011, Il principe dei cuochi. Sul sito internet c'è tutto, quindi potete anche recuperare ovviamente l'ultimo, Il neonato, Il cuoco del Papa, ma poi andate magari a cercare se vi piace questo genere di lettura. Pagina Facebook per sapere anche tutti i tuoi futuri eventi, appuntamenti. Che è sempre aggiornata. Che è sempre aggiornata, sì. Anzi forse è bene guardare quella, che così sia in tempo reale. Tutti gli aggiornamenti, sì, sicuramente. Tutto in tempo reale, io lo ricordo, Il cuoco del Papa, romanzo edito da Cairo Editore. Chetti, io ti auguro una grande fortuna per questo libro da poco uscito, grazie per essere venuta da noi a presentarlo. Grazie a te Roberta, grazie. E noi insieme a Chetti Magni siamo arrivati al termine di questa puntata di metà settimana e allora questo significa che dobbiamo salutarci perché è arrivato il momento dedicato all'informazione. Come sempre alle ore 19 domani sera saremo qui a tenervi compagnia ancora, gli ultimi due giorni della settimana ci aspettano. Se volete rivedere le nostre puntate è sempre quello, sempre il nostro sito internet www.espansionetv.it. Vi aspetto domani, buona serata a tutti.